Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto i miei ringraziamenti al Centro Primo Levi per l'invito a presentare il libro del dottor Schinaia, di cui parleremo nel corso di questo evento. E grazie anche al dottor dell'astrologo che ci ha appunto invitato. Allora, noi presentiamo il libro del dottor Schinaia, L'inconscio e l'ambiente, psicoanalisi ed ecologia. Il dottor Schinaia è psichiatra, psicoanalista, membro della Società Psicanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytic Association, autore di diversi libri tradotti in più lingue, spagnolo, russo, inglese, francese, una persona estremamente attenta, uno specialista estremamente attento a quelle che sono le problematiche più attuali, che sa intercettare l'urgenza, diciamo, delle problematiche. Tra i suoi libri vorrei ricordare quelli su psicanalisi e perversione, psicanalisi ed architettura, psicanalisi ed urbanistica, fino ad arrivare appunto alla sua ultima produzione, al suo ultimo prodotto, un libro che si occupa di ecologia e di ambiente. Due parole, prima di introdurre il libro, due parole sul mio ruolo e la mia funzione. Io sono stato invitato come presentatore, intanto come collega psicoanalista del dottor Schinaia, ma anche come presidente dell'associazione ambientalista italo-israeliana Italian Council for Beautiful Israel. L'associazione Beautiful Israel è stata fondata nel 1968 per espresso volere di Shimon Peres, preoccupato di diffondere una cultura, una mentalità, una consapevolezza attenta alle problematiche ambientaliste e alle problematiche legate alla tutela della natura, dell'ambiente e del pianeta Terra. In Israele e poi noi come costola italiana, analogamente appunto a quello che fa l'Associazione Madre, ci si occupa appunto di favorire incontri, dibattiti, confronti, conferenze, occasioni di studio e di approfondimento sulle tematiche appunto legate all'ambiente. Qui in Italia abbiamo organizzato diversi convegni nelle sedi universitarie e quindi sulla scia di questo impegno e di questo interesse oggi sono qui a presentare il libro di Cosimo Schinaia sull'inconscio e l'ambiente, quindi potremmo dire psicoanalisi, come recita il sottotitolo, psicoanalisi ed ecologia. È un libro che si legge molto, molto gradevolmente, molto piacevolmente, nonostante la complessità, la profondità e la drammaticità dei temi di cui tratta. Sono tematiche che generalmente, tendenzialmente, possono suscitare un senso di impotenza, un'incertezza, un disorientamento, perché potremmo chiederci, ma rispetto all'inquinamento, rispetto al grande tema dei cambiamenti climatici, ognuno di noi cosa può fare? Nel momento in cui ci poniamo questo problema, io credo che sia scontato, sia molto facile, se non scontato, molto facile scivolare in una sensazione di sconforto o addirittura di impotenza. Il libro di Schinaia tiene conto di questa tendenza, diciamo, di questo rischio, ma nello stesso tempo ci indica una direzione da prendere. E c'è un passaggio che lo esprime in maniera molto chiara. Non leggo la citazione, ma ne vorrei proporre la sintesi. La sintesi è questa: occorre passare dal nostro ruolo di spettatori amorfi, dal nostro ruolo di spettatori passivi, ad un ruolo invece di attori consapevoli e responsabili, responsabili per quello che sta accadendo al pianeta, all'ambiente e al clima, che tende ad un cambiamento troppo veloce perché le nostre capacità di adattamento e di sopportazione possano tollerare, diciamo, l'evoluzione che è in corso. Allora, Schinaia dice: ma dovremmo passare da una psicanalisi applicata ad una psicanalisi interessata ai grandi temi, tra cui appunto quello dell'ambiente. Io vorrei aprire questo nostro confronto su un punto preciso, su un punto particolare. Non dovremmo parlare
di psicoanalisi responsabilizzata, e mi spiego meglio perché responsabilizzata. Responsabilizzata perché la psicoanalisi si occupa dei meccanismi di funzionamento della mente, del singolo, quindi come si pone il singolo rispetto alle grandi problematiche, rispetto ai drammi che nella vita si possono presentare anche nostro malgrado. La psicanalisi aiuta ad avere maggiore consapevolezza, aiuta quindi ad orientare il nostro comportamento sulla base di una maggiore consapevolezza. Ecco, tenendo conto che i meccanismi collettivi, come ci ricorda proprio Schinaia, i meccanismi di funzionamento delle masse, delle collettività, dei gruppi, si sovrappongono, sono simili, sono analoghi ai meccanismi di funzionamento del singolo. Non ha la psicoanalisi la responsabilità proprio di aiutare la collettività, di aiutare i gruppi, di aiutare il genere umano, diciamo nella sua estensione massima, ad avere una maggiore conoscenza di ciò che sta accadendo e delle responsabilità di cui dovrebbe farsi carico. Quindi non c'è una psicoanalisi con una precisa responsabilità rispetto alle tematiche ambientali, alle tematiche ecologiche. Quindi giro subito questa prima questione al dottor Schinaia. Innanzitutto anch'io ringrazio il Centro Primo Levi per aver organizzato questa presentazione e il dottor Sonnino per aver presentato in termini anche così positivi il mio libro. Questo libro nasce da lontano, nasce da un interesse nei confronti dei rapporti fra l'intrapsichico e l'interpersonale, fra l'interno e l'esterno, fra il mondo interiore e la realtà concreta, e direi ancora di più fra natura e cultura, fra il nostro lavoro all'interno delle stanze di analisi e il correlato esterno, cioè che cosa succede poi alle menti, alle persone, quando sono in rapporto con gli altri aspetti appunto dell'esistenza, cioè che cosa cioè passa di questo rapporto all'interno appunto delle loro vite, delle loro esistenze e delle loro anche sofferenze, in alcuni casi sofferenze psichiche. Ecco, allora il tentativo non è quello di parlare genericamente di ambiente, ma di far vedere come alcuni meccanismi psichici a livello individuale, che possono essere vissuti e descritti all'interno della relazione psicoanalitica, possono poi trovare modalità di espressione nel rapporto più in generale dei gruppi e delle comunità nei riguardi appunto dell'ambiente e nella relazione appunto con l'ambiente stesso. D'altronde aveva cominciato Freud in psicologia delle masse e analisi dell'io a parlare proprio di questo stretto rapporto tra la psicologia individuale e la psicologia collettiva. Non si tratta di automatiche sovrapposizioni, ma di tentativi importanti di mettere insieme come i gruppi, le collettività, le comunità appunto si muovono, con quali meccanismi e che relazioni ci sono tra questi meccanismi e i meccanismi appunto individuali. Da questo deriva il termine, diciamo, interessato non tanto, il termine deriva proprio dal latino inter esse, essere tra, cioè essere in poter, contemporaneamente vedere come in diversi momenti, in diverse situazioni emotive, psichiche, affettive, relazionali, i diversi elementi individuali, collettivi, si integrano fra di loro. E quindi da qui deriva anche la necessità di una psicoanalisi responsabile e responsabilizzata nei confronti dell'ambiente, perché se è vero
ecco, che l'uomo determina in qualche modo l'ambiente nella sua forma, nella sua organizzazione, nella sua interpretazione, è anche vero, ecco, che fortemente l'ambiente poi determina le modalità di pensiero, ecco, le connotazioni psichiche, sia a livello individuale, sia a livello di gruppo. Noi abbiamo potuto vedere durante il lockdown, no, come la riduzione, la drastica riduzione dei rapporti sociali ha determinato poi una serie di modificazioni a livello individuale, alcune certamente positive. Tante persone hanno cominciato a parlarsi di più, a fare il pane, a fare la pizza, ecco, cioè di più insieme appunto ai bambini. Ne ha guadagnato anche l'ambiente, cioè un cielo così azzurro, degli animali così in giro per la città, un'aria così pulita, ecco, degli odori che sembravano scomparsi sono invece ricomparsi, e credo che sia stato obtorto collo però un esperimento circa la possibilità che noi umani abbiamo di poter vivere meglio e di poterci rapportare meglio se siamo più discreti, più attenti, meno invasivi nei confronti appunto del nostro bene comune, nei confronti dell'ambiente, nei confronti della natura. Ci sono stati però anche dei fenomeni, negativi, cioè, per esempio alcune persone che hanno avuto poi delle difficoltà a uscire di casa, dopo il lockdown stretto, c'è una certa difficoltà ad entrare nei meccanismi anche conflittuali che ci sono con l'esterno, nel rapporto con gli altri, nello stesso rapporto con l'ambiente, e fenomeni anche qualche volta addirittura, ecco, di tipo, in alcuni casi di tipo fobico, ecco, cioè la paura del contatto, l'eccesso, ecco, di timore di contagio, e in altri casi dei veri e propri quadri di ordine, ecco, psicopatologico più rilevante, cioè di tipo, ecco, paranoico, ecco, la paura dell'altro e quindi il rimanere chiusi all'interno appunto dei propri spazi domestici. Ecco, l'uomo, come diceva Aristotele, è un animale sociale e quindi non possiamo rimanere chiusi all'interno, ecco, dei nostri spazi, ma dobbiamo continuamente lavorare per una relazione con l'esterno, con l'ambiente, di tipo transitivo, cioè da una parte all'altra e viceversa, ecco, che tenga conto delle differenze, che tenga conto, ecco, delle specificità, ma che anche ci liberi dall'idea, ecco, dell'onnipotenza, dell'autoreferenzialità e soprattutto, ecco, dell'autarchia, ecco, del pensare che noi possiamo fare a meno degli altri, possiamo fare a meno, ecco, della natura, intesa, ecco, nel senso di elemento, ecco, nutritivo, con tutta la biodiversità di cui appunto si giova. Ma il riferimento all'attualità e quindi alla crisi dovuta alla pandemia, alla pandemia da coronavirus, mi fa pensare che effettivamente nei momenti di difficoltà, nei momenti di emergenza, l'essere umano sembra maggiormente esposto alla possibilità, da una parte, di attingere alle proprie capacità di reazione, di risposta, quindi di resilienza, cioè di resistenza al trauma, di resistenza alle avversità, ma dall'altro lato
la presenza di problematiche drammatiche, espone nello stesso tempo l'essere umano lo espone alle proprie debolezze, alle proprie difficoltà, alle proprie problematiche interne personali. Quindi potremmo avere il massimo della positività o il massimo invece della negatività dell'essere umano. E pensavo questo rispetto appunto proprio alle problematiche ambientaliste. Mi colpiva, preparando degli incontri per la mia associazione, mi sono imbattuto in una serie di dati così molto, molto, che molto sinteticamente vorrei riproporre. Dei dati, dicevo, che testimoniano quanto grave e profondo sia il livello di inconsapevolezza dell'essere umano rispetto alla problematica ambientale. Nel 2013 in Australia viene abolita la carbon tax, quindi una tassa che avrebbe penalizzato le energie più inquinanti. In uno studio riportato dall'Espresso nel 2014, quindi in epoca pre-Trump, si evidenzia come soltanto i 2/3 della popolazione riconosce l'esistenza di una problematica legata ai cambiamenti climatici. Nei report dell'IPCC, quindi l'agenzia che per conto dell'ONU informa sull'andamento, diciamo, del clima e sulle problematiche legate ai cambiamenti climatici, nei report di questa agenzia, di questa associazione, fino al 1990 non c'era nessun dato riferito ai danni, ai possibili danni nei confronti della salute. Soltanto nel 2014 iniziano a cambiare le cose, perché il riferimento alla salute compare almeno 2000 volte. Ecco, tutto questo per dire che di fronte alle problematiche legate all'ambiente, legate ai cambiamenti climatici, l'essere umano tende a chiudere gli occhi, tende a denegare, cioè ad ignorare l'esistenza della problematica. Da questo non potremmo notare che l'essere umano si dispone in maniera immatura, in maniera infantile. Del resto, un po' il filo conduttore del libro, un filo rosso, diciamo, che attraversa le pagine del libro, è proprio quello della tendenza dell'essere umano a maltrattare il pianeta. Allora, questa tendenza dell'essere umano a maltrattare il pianeta, tra l'altro in modo inconsapevole, non potrebbe farci pensare ad un'umanità equiparabile, non dico assimilabile, ma quantomeno equiparabile all'atteggiamento del lattante, del neonato che usa gli oggetti esterni, si rapporta all'ambiente esterno, innanzitutto alla mamma, al seno che lo nutre, con una buona dose di inconsapevolezza, e all'interno di questa inconsapevolezza con una buona dose di onnipotenza, di avidità, di voracità. Quindi l'essere umano tratta il pianeta così come il neonato tende a trattare i primi oggetti con cui è in rapporto, cercando di arrivare al massimo della depredazione in maniera sempre inconsapevole. Ecco, non possiamo rintracciare anche come filo conduttore una tematica di questo tipo nel libro, che ci riporta proprio al problema dell'inconsapevolezza dell'essere umano rispetto ai danni che sta procurando all'ambiente. Il neonato sente in qualche modo che il seno della madre è inesauribile, ed è proprio partendo, diciamo, da questa fantasia, cioè, che poi non si preoccupa di tutti gli effetti che sono relativi all'idea appunto dell'inesauribilità. Cioè, quello che voglio dire è che l'uomo, prima ancora, ecco, che essere distruttivo, appunto, ha un'idea, una fantasia appunto sbagliata rispetto al mondo, considerando appunto i beni, le risorse naturali come qualcosa appunto di inesauribile, da cui poter prendere senza pagare pegno, senza pagare prezzo, e da qui poi deriva, per
anche ignoranza, ignoranza emotiva, ignoranza affettiva e ignoranza cognitiva, è da qui che poi deriva appunto la capacità distruttiva appunto dell'uomo. Le modalità attraverso le quali noi ci difendiamo, ecco, dal prendere atto che questo mondo lo stiamo rovinando e lo stiamo distruggendo, sono molteplici, di diverso ordine. Qualcuno sostiene che, diciamo, che il non vedere, cioè la cosiddetta apatia, abbia a che vedere con una vera e propria ristrettezza mentale determinata da, come dire, dall'eccitazione che deriva dal rapporto con la catastrofe, con tutto quello che è catastrofico. Cioè, se noi andiamo al cinema, ecco, e vediamo, ecco, questi film horror, qualcuno, ecco, dovrebbe starci male. Ecco. Frequentemente invece si crea quasi una vera e propria assuefazione, cioè il poter guardare diciamo un avvenimento catastrofico permette anche in modo perverso, ecco, cioè di come dire, sentirsi eccitati addirittura nei confronti di questo. L'abbiamo visto qui a Genova, poi in particolare con la caduta del Ponte Morandi, per esempio, col crollo del Ponte Morandi. Cioè, cos'è successo? Cioè, è successo che il continuo mandare le immagini catastrofiche del crollo, come poi era successo anche per le Torri Gemelle, ha fatto sì, ecco, che tutta una serie, ecco, di angosce eccitate da parte appunto delle persone che vedevano in continuazione, ecco, questo spettacolo, cioè, come dire, ha portato proprio a delle sensazioni anche di piacere compartecipato ed eccitato. Non è l'unico meccanismo, cioè, però ecco, è molto importante, cioè, sottolineo questo aspetto, perché molte campagne ambientaliste che si basano proprio sul catastrofismo e si basano appunto su quello che io chiamerei anche terrorismo, ecco, qualche volta naturalistico, ambientalistico, rischiano di ottenere proprio l'effetto contrario. Cioè, invece, ecco, di far pensare e soprattutto, ecco, far sentire l'importanza, il senso, il valore, ecco, del mondo naturale e di quanto noi siamo parte appunto di questo mondo e di quanto noi siamo in relazione con questo mondo, e che se sposti o fai male, ecco, in una parte, ecco, dell'insieme, si rovina tutto il resto. Qualcuno sostiene, e secondo me anche giustamente, che ci sono altri due elementi da tenere presenti, che poi sono elementi difensivi importanti da capire e da conoscere anche per arrivare poi ad una buona comunicazione, diciamo, delle politiche ambientali ed ambientaliste. Cioè, uno è l'eccesso di angoscia. Cioè, come dire, l'uomo reagisce con l'apatia non perché se ne frega, non perché è disinteressato, ma perché c'è un livello di angoscia rispetto agli effetti disastrosi che si stanno producendo talmente elevato che diventa insostenibile il tutto. E allora il rifugiarsi nell'apatia, in aspetti, ecco, più distaccati, oppure addirittura in aspetti cognitivamente impeccabili, però poi, come dire, a cui non fa seguito
non fanno seguito dei comportamenti adeguati. Sono tanti, ecco, quelli che dicono: io capisco benissimo, cioè, come dire, tutto quello, ecco, che bisognerebbe fare, ma nei fatti appunto non lo si fa, anche perché poi il passare dalla teoria alla pratica, ecco, vuol dire anche poi accettare i limiti, accettare una riduzione delle nostre modalità appunto spesso eccessivamente consumistiche, e quindi diventa difficile, appunto, diventa appunto complicato, si crea una vera e propria scissione quindi tra la comprensione, diciamo, di tutto quello che sta avvenendo, della distruzione a cui noi stiamo andando incontro, e però la mancanza, direbbe Weber, dell'etica delle conseguenze, no? Cioè di riuscire poi ad assumerci la responsabilità di tutto quello che sta avvenendo. Ma nel libro viene illustrata la posizione di Freud nei confronti dell'ambiente, e poi in parallelo viene illustrata anche la visione biblica rispetto al rapporto con l'ambiente. Per quanto riguarda la visione freudiana, il rapporto con l'ambiente è visto da una parte secondo una prospettiva, diciamo un approccio che potremmo definire estetico-romantico, quindi le bellezze della natura, la possibilità di una godibilità proprio estetica del rapporto con la natura. Dall'altro lato, la natura è concepita come qualcosa che potrebbe, ribellarsi all'uomo, sovrapporsi distruttivamente nei confronti dell'uomo, e quindi l'uomo deve in qualche modo difendersi dalla natura cercando di, nei limiti del possibile, di assoggettarla. Ecco, nel libro c'è l'invito ad una visione diversa che si discosta da quella freudiana, così come c'è un invito a discostarsi da una visione biblica, lì dove nella Bibbia il mito della cacciata farebbe riferimento ad una natura che tende appunto a contrapporsi all'essere umano con la cacciata dal paradiso terrestre. Io credo che invece una visione più attenta rispetto alle indicazioni bibliche, rispetto alle scritture sacre, potrebbe invece essere di grande aiuto per l'essere umano. E non mi riferisco soltanto, diciamo così, ai fatti più recenti, insomma l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che rimette la natura in una posizione quantomeno paritetica rispetto all'essere umano, quindi la natura che non funziona più come una sorta di contorno rispetto ad una posizione centrale occupata dall'essere umano, creato all'immagine di Dio, ma viene posta, diciamo così, su un piano paritetico. Ma andando ancora indietro, mi riferisco agli insegnamenti talmudici, perché nel Talmud, leggendo proprio testualmente, il Signore prende Adamo per la mano, lo porta in giro per fargli notare le bellezze della natura, ma lo invita ad una attenzione particolare, sollecita da parte di Adamo, quindi da parte dell'uomo, un'attenzione particolare, perché testualmente proprio nel Talmud viene detto che Dio informerebbe Adamo che eventuali danni prodotti alla natura non potrebbero essere riparabili. Quindi c'è proprio un'attenzione alla irreparabilità. Allora, non potrebbe essere utile recuperare proprio la visione biblica, la visione tratta dalle Sacre Scritture, per avvicinare l'uomo ad una concezione diversa, non tanto sollecitandolo con le minacce catastrofiste, quindi la natura che finirà con lo schiacciare proprio letteralmente l'essere umano, ma sollecitare una maggiore, come dicevamo all'inizio della nostra conversazione, una maggiore responsabilità proprio in funzione di una consapevolezza della immodificabilità di certi comportamenti, della immodificabilità delle conseguenze di certi comportamenti. Quindi la responsabilità e l'attenzione alla irreparabilità non credi che possa diventare una chiave di approccio utile da
proporre ad un genere umano che voglia diventare più consapevole, voglia trasformarsi, come scritto all'inizio del libro, da spettatore amorfo e passivo ad attore consapevole e responsabile, appunto? Io credo che da un lato gli scritti freudiani, dall'altro le sacre scritture siano una fonte inesauribile, complessa e in alcuni momenti contraddittoria anche, cioè che è utilissima per le nostre riflessioni. Conosco sicuramente meglio il pensiero freudiano. Freud è un uomo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con quindi tutta l'idea in quel periodo del progresso e dello sviluppo, ecco, infinito e progressivo, no? Cioè del nostro mondo e del nostro modo di vivere, cioè della tecnica e quindi anche poi di tutti i benefici, ecco, che derivano dal tenere, fra virgolette, tenere a bada la natura, no? Cioè evitare quindi che alcuni eventi cataclismatici possano rovinare l'esistenza umana, per esempio. Contemporaneamente, però, ecco, in Freud c'è una miniera, ecco, di altre riflessioni. Per esempio, l'attenzione alla rinuncia a parte, ecco, delle proprie esigenze basali. Freud parla di rinuncia pulsionale in nome, ecco, della costruzione di un benessere collettivo, in nome appunto della costruzione di un di una civiltà che ci possa rappresentare al meglio. Freud parla anche all'interno del discorso della civiltà, della bellezza della natura, dei giardini, parla anche dell'ordine per certi versi, no? Cioè del verde, di tutta una serie, ecco, di elementi, ecco, centrali nell'esistenza. E Freud parla anche di un altro problema che io reputo centrale, cioè l'angoscia anticipatoria. Cioè lui dice, stiamo attenti, cioè parla in particolare in Avvenire di un'illusione, in un suo testo, cioè dice, stiamo attenti, cioè, perché è vero, cioè, che noi creiamo come uomini tutta una serie di danni che sono anche molto molto gravi. Guardiamo cosa è successo con la guerra, no? Cioè, in che condizioni appunto ci ha messo appunto la guerra, ma dopo l'inverno c'è la primavera. Cioè, bisogna avere continuamente, oltre al senso di responsabilità, la speranza, una speranza attiva, una speranza propositiva, non una speranza campata sul nulla, però, cioè, avere fiducia nelle possibilità riparative, ricostruttive, generatrici del bello, generatrici del buono, che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece le sacre scritture, non entrerò nel merito dei tanti aspetti, ovviamente, che si possono leggere, cioè, da quelli più legati, ecco, appunto, al valore della natura, agli aspetti anche colpevolizzanti, ecco, che spesso sono presenti soprattutto nel Vecchio Testamento. Però mi fa piacere, e in questo caso è stato proprio Alberto Sonnino, a segnalare come una serie di avvenimenti moderni possono essere fortemente correlati rispetto al passato. Per esempio, un architetto, insomma, di vaglia molto famoso, con cui ho avuto modo di dialogare, Stefano Boeri, parla a Milano del Fiume Verde, cioè della possibilità di collegare per 37 chilometri le stazioni, le vecchie stazioni, i vecchi depositi ferroviari,
e farli diventare, ecco, proprio un fiume verde intorno, una cintura intorno alla città. E mentre appunto pensavo a questo, leggevo, ecco, quanto anche proprio Alberto sottolineava a proposito del Midrash, cioè del, come il Talmud appunto sottolineava la necessità appunto di una cintura verde intorno alle città, nonché al rispetto delle piante da frutto anche durante gli eventi bellici. Cioè, a quanto quindi la religione, in questo caso parlo della religione ebraica, ma anche successivamente con molta forza e con molta scientificità, anche appunto l'enciclica Laudato Si dell'attuale Papa di Bergoglio, quanto questi, ecco, siano dei messaggi, ecco, centrali, che vanno integrati, ecco, proprio con la necessità di conoscere meglio i nostri movimenti difensivi. Sì, prima di passare all'ultimo punto che mi farebbe piacere discutere, vorrei aggiungere in coda proprio alle tue precisazioni, vorrei aggiungere il richiamo alla regola dell'anno sabbatico, tra l'altro regola che nello Stato di Israele è tutt'oggi rispettata, per cui ogni 7 anni si lascia riposare la terra, in modo tale, tra l'altro, di arginare quel senso di voracità e di avidità che contraddistinguerebbe il neonato rispetto all'uomo adulto. E mi sembra che sia anche in questo implicito un richiamo alla rinuncia funzionale, quindi al limite, potremmo dire in termini generici, alle proprie aspirazioni, alla propria onnipotenza, alla propria volontà di dominio, che dovrebbe consentire all'essere umano una sorta di evoluzione e dovrebbe favorire la civilizzazione. E sempre in tema di responsabilità mi piace ricordare una cosa. Nel Talmud è previsto che in caso di carenza di pioggia o di rugiada l'essere umano è tenuto a fare un digiuno, e questo potrebbe essere letto come una sorta di processo scaramantico, di rito scaramantico per invogliare, diciamo così, le forze soprannaturali a concedere qualcosa nel momento in cui l'essere umano si sacrifica appunto con un digiuno. E io credo in realtà che questa regola possa essere letta anche in un altro modo, perché rimane implicito in questo un invito all'essere umano a chiedersi cosa possa fare nel momento in cui c'è un disastro ambientale, nel momento in cui c'è una crisi ambientale, nel momento in cui c'è una crisi ecologica o legata alle variazioni del clima. Quindi c'è siccità, cosa posso fare io? Quale potrebbe essere il mio ruolo e quindi la mia responsabilità a fronte di qualche cosa che apparentemente è incontrollabile, ingovernabile dal mio comportamento? Quindi ecco, mi faceva piacere, citando le Sacre Scritture, ricordare questo. Ma c'è un ultimo punto che vorrei discutere, se abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, ed è la questione transgenerazionale. Mi ha colpito molto quanto tu rivelavi rispetto al conflitto, rispetto all'imbarazzo quasi, al senso di colpa nel momento in cui viene risparmiata l'area cittadina di Genova a danno della città di Taranto per il trasferimento di uno stabilimento industriale che avrebbe comportato un maggiore inquinamento. Come cittadino di Genova, ma come originario appunto della terra di Taranto, c'è il conflitto legato alla preoccupazione per i cittadini di Taranto che avrebbero pagato pegno rispetto a questo trasferimento. Allora, questa preoccupazione, frutto di una sensibilità, frutto di una partecipazione proprio affettiva e di una solidarietà nei confronti di altre cittadinanze, non può essere letta anche rispetto alla questione transgenerazionale, cioè non manca forse oggi un'analoga sensibilità, un'analoga solidarietà, un'analoga preoccupazione rispetto alle generazioni future. Del resto i danni all'ambiente vengono prodotti nella maggior parte dei casi per un tornaconto
attuale, per un tornaconto immediato. Quindi ci sono i vantaggi economici dallo sfruttamento del pianeta, dall'inquinamento, ma senza una reale preoccupazione per le generazioni future. Allora, ecco, non potrebbe essere una chiave importante e significativa quello dell'amore per i figli e per i figli dei figli, amore che forse oggi è ancora sotto, come dire, sottoimpiegato, diciamo, un amore che non si è forse sviluppato in proiezione futura nella modalità migliore. Ecco, un'attenzione e una preoccupazione per le generazioni future non potrebbe rappresentare proprio la chiave di volta per un diverso approccio nei confronti delle problematiche ambientali? Mentre parlavi mi è venuto in mente proprio, come dire, una fantasia che bisognerebbe, come dire, in una sorta, ecco, di codice etico, ma anche appunto di un di un codice che preveda anche eventualmente delle punizioni, ecco, il riconoscere proprio i diritti delle generazioni future. Non soltanto, cioè, in termini di amore, di attenzione, ecco, di affetto, ma anche proprio, verrebbe da dire, in termini legali, no? Cioè, non pensare soltanto, ecco, al danno che viene provocato nell'attuale per noi, ma anche per chi verrà dopo. E in questo senso mi collego a quello che hai detto. Io ho vissuto quando l'alto forno per la lavorazione a caldo dell'Ilva di Genova è stato trasferito a Taranto, ho vissuto la cosa con molta sofferenza e anche con molta ambivalenza. Io sono nato e ho vissuto per la prima parte della mia vita a Taranto, anche se sono 50 anni, ecco, che sono che sono in Liguria, e quindi sento entrambe le radici dentro di me, no? Cioè, ormai la realtà ligure genovese si è radicata, e certamente, ecco, è ancora vitale appunto la radice tarantina. Ecco, vedere, dover da un lato essere contento, perché grazie alla lotta delle donne di Cornigliano, ma poi anche dei sindacati e dei cittadini genovesi, ecco, essere riusciti a togliere, ecco, una produzione così tossica da Genova, cioè, era una cosa bella per me e per i miei figli. Al tempo stesso, però, la sofferenza nel vedere che tutto questo poi avveniva, invece veniva portato dove c'era ancora la mia madre anziana, i miei fratelli, i miei cugini, i miei nipoti, i miei amici d'infanzia. Quindi, ecco, proprio questo mi ha spinto allora a pensare per me, ma non solo per me, ad un ecologismo aperto, ad un ecologismo, cioè, che, come dire, cioè, che eviti il cosiddetto NIMBY, not in my background, non nel mio cortiletto, cioè, quindi, che non sia evacuativo. Noi lo vediamo, ecco, cioè, come spesso tutta una serie, ecco, di lavorazioni tossiche, per esempio, vengono, o di addirittura di diciamo, del risultato delle lavorazioni tossiche, vengono spostate, interrate o nel sud Italia, come è successo, addirittura in Africa, che è diventata, ecco, la pattumiera del mondo. E questo discorso poi può essere, anzi deve essere ampliato nei riguardi, ecco, della salute, del benessere e della buona esistenza dei nostri figli e dei figli appunto dei nostri figli. Perché questo avvenga, allora, ecco, è necessario anche lavorare su, qui concluderò, su un ultimo aspetto che riguarda appunto le nostre difese. Mentre noi ci allertiamo quando sentiamo un pericolo come imminente, che ci tocca da vicino, insomma, c'è, cioè, un incidente automobilistico, un lutto familiare, una crisi, diciamo, economica appunto familiare,
quando invece i fenomeni distruttivi avvengono in un tempo più ampio, è come se non riuscissimo a rappresentarceli nella loro interezza e soprattutto appunto nella loro distruttività. Per cui tutto, cioè, c'è proprio, ecco, una difficoltà emotiva e cognitiva a prendere contatto con aspetti che tra l'altro rispetto al passato sono adesso molto, ma molto più disgreganti e più distruttivi, cioè per quanto riguarda appunto il nostro ambiente. Ecco, allora credo che politiche di comunicazione, modalità anche appunto di relazioni, modalità anche educative, a cominciare appunto dai bambini più piccoli, nelle cose più semplici, per arrivare appunto ad una situazione in cui la contezza del pericolo e della gravità appunto della situazione possa poi essere adeguatamente rappresentata vincendo. Ecco, queste che sono delle difese appunto molto forti e con cui noi dobbiamo continuamente fare i conti, perché se non facciamo i conti con le nostre difese potremmo dire tutto quello che vogliamo e non otterremo però nessun risultato, perché la gente continuerà in qualche modo appunto a difendersi dall'angoscia, ecco, con delle modalità che sono appunto poi sempre più distruttive nei riguardi appunto del mondo. Bene, io credo che possiamo concludere questo nostro confronto. Io ricorderei il titolo del libro, L'inconscio e l'ambiente, psicoanalisi ed ecologia. Editore... Faccio vedere il... Alpes, sì, eccolo qui. Ecco, bravissimo. La copertina. Allora, ringrazio ancora il collega Cosimo Schinaglia, ringraziamo ancora il Centro Primo Levi per questa opportunità, Piero dell'Astrologo che ci ha invitato. Ci auguriamo che questa nostra conversazione, questo nostro confronto possa aiutare a favorire un po' di più in chi ci ha ascoltato la consapevolezza delle tematiche, cercando nello stesso tempo di poterle affrontare e cercando di individuare un approccio che sia diverso da quello improntato al diniego, alla negazione e alla chiusura nell'apatia impotente. Quindi io credo che, come recitano le prime pagine del libro, quindi il passaggio da una posizione passiva amorfa ad una consapevole responsabile sia proprio il messaggio più forte e più efficace che credo questa nostra conversazione possa lanciare agli ascoltatori. Grazie ancora.